Salve a tutti amici di Jimba Network, io sono Kasu90 e benvenuti ad un nuovo episodio riguardante le mod di Team Fortress 2. In questo episodio vi mostrerò due mod particolari, una di queste è la mod melee The Groot Keep e l'altra è la Jump Mod. Partiamo subito da The Groot Keep. Innanzitutto questa modalità è basata su conquista del territorio, ambientata nel Medioevo. Perché? Perché la sfera blu dovrà salire un vero e proprio castello controllato e difeso dal team rosso. I due punti di controllo ai lati del castello apriranno il cancello centrale che permetterà di accedere al punto di controllo finale che attribuirà la vittoria agli assalitori. Il team rosso ovviamente dovrà tenere fuori dal castello il team blu e impedirà alla squadra avversaria di conquistare tutti i punti di controllo. Quello che differenzia questa modalità però è proprio il fatto che è una mod melee. Ovvero non si possono utilizzare armi da fuoco, solo ed esclusivamente armi da mischia. Solo due classi possono utilizzare armi da lunga girata. Esse sono il medico con la balestra del crociato e il cecchino con l'arco da cacciatore. Ma andiamo in ordine di classe e vediamo quali sono, secondo me, i set migliori da utilizzare in questa modalità. Partiamo ora dalle classi d'attacco. Lo scout, essendo una classe molto veloce, può usare questo suo vantaggio per abbattere anche le classi più toste, come ad esempio Leavy, che non potrà usare la sua solita minigun. Il loadout che preferisco su The Groot Keep è composto dalla ghigliottina volante e dalla Sandman. La combinazione di queste due armi vi farà diventare una piccola e veloce macchina da guerra. Il modo di utilizzare questo set è molto semplice. Con la Sandman potrete stordire l'avversario grazie all'abilità di poter lanciare la palla da baseball premendo il tasto destro del mouse. E con la ghigliottina volante potrete dare il colpo di grazia all'avversario. Questo perché la ghigliottina fa un critico sicuro se l'avversario è stordito e lo farà sanguinare sino alla morte. La combinazione tra queste due armi è fenomenale, l'unica difficoltà è riuscire a colpire gli avversari con entrambe le armi. Per il resto, anche se mancherete l'avversario, potrete utilizzare la Sandman per pestarlo a morte. Il soldato è una classe abbastanza lenta, che qui non potrà utilizzare la sua abilità principale, ovvero il salto razzo. È quindi una classe inutile per questa modalità. Proprio per niente ragazzi, come appena detto il soldato è una classe lenta, sì, e sarà difficile anche andare in cerca di cure per la mappa senza essere uccisi prima. Proprio per questo motivo vi consiglio di utilizzare come arma melee lo spadaccino mancato. Quest'arma ha un'abilità particolare. Quando ucciderete il vostro avversario vi darà il 100% della vita. Praticamente ogni volta che farete a brandelli qualcuno avrete di nuovo vita piena e potrete continuare a uccidere chiunque senza dover cercare kit medici oppure dover tornare alla base per recuperare la vita. Con il Pyro vi consiglio di utilizzare un'arma che ha solo vantaggi in questa modalità. L'arma in questione è il grattaschiena, un'arma che aumenterà i danni inflitti del 25% e vi farà guadagnare il 50% in più di salute dai kit medici. Il grattaschiena però vi farà guadagnare meno vita da guaritori, che in questa modalità non esistono. Ebbene sì, la minigun del medico non è utilizzabile qua, quindi l'arma ha solo vantaggi. Utilizzatela per distruggere il nemico e per recuperare più velocemente la vita ad ogni kit medico preso. E dopo le classi d'attacco passiamo alle classi di difesa e iniziamo subitissimo con il demolitore, la classe più interessante secondo me da utilizzare in questa mod. Il demolitore, come si sa, ha poche armi da fuoco da utilizzare, ma ha una vasta gamma di armi melee e di supporto melee, che lo rendono il personaggio più interessante da usare su The Groot Keep. Il set che vado a consigliarvi è costituito da il contrabbandiere o le babucce piccine di Alibaba, che alla fine hanno solo la skin diversa, ma che gli effetti sono gli stessi, che vi aumenteranno la salute massima di 25 e vi darà il 100% dell'aumento della manovrabilità in curva durante la carica con il vostro scudo. L'abilità è molto utile per poter sempre colpire i vostri avversari durante una carica. La carica potrete effettuarla tramite uno dei suoi due scudi a disposizione. Io vi consiglio la barriera splendida che causa danno da impatto con la carica e il 70% e al 70% di aumento del danno da impatto inflitto con la carica stessa. In alcuni casi infatti ucciderete l'avversario con la sola carica. Come arma melee utilizzate il persuasore persiano che ha due lati positivi in questa modalità. La velocità di ricarica dello scudo è dimezzata, quindi avrete uno scudo carico in metà del tempo rispetto al tempo normale e tutte le munizioni raccolte restituiranno salute. Molto utile quando ucciderete l'avversario e raccoglierete la sua arma da terra. Il demolitore deve sempre tenere a mente due abilità fondamentali su The Groot Keep. Una di queste è il critico dato dalla carica, ovvero quando caricherete l'avversario, l'arma che avrete in mano avrà il 100% di critico. Quindi cercate di colpire sempre il nemico dopo una carica per ucciderlo all'istante. La seconda abilità è data dal poter entrare nel castello prima di tutti, anche se il cancello ancora non è aperto. Come si fa? Beh, semplicissimo, guardate semplicemente il video e vi spiegherò bene come utilizzare questa abilità. Davanti allo spawn blu ci sarà una roccia. Dovete caricare prima di tutto la roccia con lo scudo e praticamente essa vi farà da trampolino per arrivare alle mura del castello.
Questa tecnica è molto diffusa su The Groot Keep perché vi permetterà di far fuori i cecchini che stanno di guardia sopra le mura. Bene, dopo il demolitore è arrivato il momento dei Livi. È la classe in assoluto più lenta nel gioco, ma non per questo diventa inutile. Con il set che vi mostrerò, Livi aumenterà la sua velocità e la possibilità di fare sempre colpi critici. Utilizzate infatti il sandwich dalla bistecca di bufalo per aumentare la velocità di movimento, i danni inflitti e subiti e la possibilità di fare mini critici. Questo sandwich, unito ai Kei guantoni da box, vi permetterà di sfruttare il potere di questi ultimi più velocemente. Infatti, i KGB, quando ucciderete una persona, attiveranno il 100% di critico nei vostri pugni per 6 secondi. Grazie ai mini critici della bistecca, quindi, ucciderete prima gli avversari, attivando così i veri e propri critici ai KGB. Molto utile nelle situazioni disperate o nel momento in cui siete in mezzo alla mischia. Passiamo ora all'ingegnere, che purtroppo in questa modalità non potrà utilizzare le sue torrette, ma non è del tutto perduto. Grazie all'ospitalità meridionale, infatti, potrete far sanguinare i vostri nemici, abilità che vi permetterà di aiutare il team e voi stessi. L'ingegnere purtroppo non ha abilità interessanti con le armi melee, a parte questa, quindi passiamo subito alle classi di supporto. Il medico ha un vero e proprio set per questa modalità, chiamato il medico medievale. Il set completo degli oggetti vi darà più 1 alla rigenerazione a secondo della salute. Questo set è composto dalla balestra del crociato, che lancia frecce speciali, in quanto curano se colpiscono un compagno e infliggono danni se invece colpiscono un nemico. Arma quindi ottima sia per curare che per infliggere danni a distanza. Il secondo oggetto del set è la Kritzkrieg, che non potrete utilizzare qua. E infine l'amputatore, che, quando insulterete premendo G, effettuerà un effetto curativo ad aria che restituirà parte della vita ai vostri compagni di squadra vicini, rendendovi però un bersaglio facile. Passiamo ora al cecchino, che non perde il suo dominio in fatto di classe di supporto a lunga gittata. Infatti, come cecchino, potrete utilizzare l'arco da cacciatore per colpire a distanza qualsiasi nemico. Una delle strategie fondamentali di questo cecchino è quello di stare sopra le mura quando si è in difesa, mentre stare vicino allo spawn blu, dietro rocce o barricate, quando siete in fase d'attacco, in modo da essere sempre protetti sia da un lato che dall'altro. Per questo tipo di cecchino c'è anche un'agevolazione per la vostra arma, ovvero ci saranno delle zone in cui potrete dar fuoco alle vostre frecce e spararle agli avversari. In questo modo non solo infliggerete danno al nemico, ma gli darete anche fuoco facendogli danni nel tempo. Come seconda arma usate lo scudo d'emergenza di Darwin per aumentare la vostra vita di 25 e come arma melee utilizzate il pugnale tribale utile per far sanguinare le spie e qualsiasi avversario vi si avvicinerà troppo. Ultima classe, ma non per importanza, la spia, come nelle altre modalità, può sempre utilizzare i camuffamenti, gli orologi e il suo fidato coltello. In questo set, come orologio, utilizzate il cippolotto letale, che vi farà andare in finta morte quando verrete colpiti. Io non vi consiglio un orologio particolare perché alla fine la scelta è differente a seconda del vostro stile di gioco, quindi utilizzate l'orologio che più vi piace. Come pugnale ho utilizzato invece il kunai del congiuratore, che sì vi darà meno 65 di salute massima e quindi vi renderà più vulnerabili, ma la capacità di assorbire completamente la vita della vittima quando pugnalerete alle spalle è veramente utile in questa modalità. Quindi se colpirete un Eevee assorbirete tutta la vita che ha, aumentando la vostra vita massima drasticamente. Ottima arma per curarvi quando siete in difficoltà o per piallare un intero team grazie alla vostra vita incrementata da ciascuna pugnalata che darete alle spalle. Per poter giocare in questa modalità, scrivete nei filtri della mappa CP underscore The Groot Keep e cliccate alla ricerca dei server. Direi che con The Groot Keep abbiamo finito. Passiamo ora alla seconda modalità riguardante le Jump Map. Le Jump Map sono mappe create in maniera tale da essere risolte e giocate solo con classi capaci di fare grandi salti e percorrere quindi grandi distanze e altezze. In questa modalità dovremo attraversare trappole, posti inaccessibili se non con una buona strategia o con una giusta arma per poter arrivare al punto di controllo finale. Queste mappe si possono giocare con il soldato o con il demolitore e solo in mappe speciali, non tutte, anche con lo scout e con l'ingegnere. In questa parte non ci sono dei veri e propri set, ma delle armi speciali utilizzate proprio perché vi permettono di fare grandi salti senza però perdere vita con essi, quindi riuscirete sempre a restare in piedi. Per il demolitore l'arma più adatta è il saltatore adesivo, che vi permetterà di piazzare 8 bombe nel terreno che utilizzerete per percorrere grandi distanze. Queste bombe non vi faranno alcun danno e più bombe ci saranno a terra, più sarà la distanza e la potenza che vi darà quest'arma.
Il soldato invece usa il salto razzo, che, come l'arma del demolitore, non vi farà danno, ma avrete solo 4 munizioni e non avrete la spinta forte quanto con il demolitore. Tuttavia, molte zone e mappe sono più adatte per questa classe, quindi sarà una bella sfida anche con il soldato. Ogni mappa è diversa e ha i suoi pro e i suoi contro per ognuna di queste due classi, ma sono tutte mappe completabili, non vi preoccupate. Ci vuole solo tanta pazienza e tanta strategia. Per le mappe adatte allo scout e agli ingegneri potete utilizzare diversi set, ovvero con lo scout potete utilizzare la forza della natura e l'atomizzatore assieme, armi che vi permetteranno di effettuare sino a 4 salti. I salti sono due di base con la barra spaziatrice, un salto aggiuntivo con l'atomizzatore e un quarto se sparate verso il basso con la forza della natura. Questo vi permetterà di raggiungere luoghi che altre classi non riuscirebbero a raggiungere, anche se comunque non tutte le mappe sono accessibili. Con l'ingegnere invece potrete utilizzare il pugno di ferro per piazzare mini torrette che vi permetteranno, servendovi anche del dispenser, di camminare in zone inaccessibili, in cui al solo tocco vi faranno tornare al punto di inizio dell'area. E grazie ai teletrasporti potrete anche far avanzare il vostro team quando non riesce a superare determinate zone. Potete anche utilizzare l'attaccabrighe e il jug per poter sfruttare la vostra torretta di livello 3 per poter fare dei veri e propri saltorazzo che vi faranno saltare quanto un soldato. Questa tecnica però non funziona sempre, purtroppo rischierete la vita ogni volta che salterete. Fate attenzione quindi. La Jump Mod si può trovare semplicemente scrivendo Jump nella ricerca di server, quindi non avrete nessun problema per ricercare queste mappe. Bene, questo episodio ragazzi finisce qua. Vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale di Jimba Network e di passare anche nel mio per darci un'occhiata. Da Caso 90 è tutto, ci vediamo presto con il prossimo video sulle mod di Team Fortress 2. Bye bye!